Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi metteremo il mod menu su GTA 5 PC, ragazzi. Allora, iniziamo con il tutorial semplicissimo, ragazzi, alla portata di tutti. Vi lascio in descrizione questi tre link, che sono: uno è lo script, uno è il link per il mod menu, ragazzi, e un link per scaricare WinRAR, che serve per compattare i file ed estrarli, ragazzi. Allora, ragazzi, a questo punto io vi consiglio prima di tutto di scaricare la WinRAR, ragazzi, per il vostro PC. Quindi, se avete un PC a 64 bit, scaricherete quello; se a 32 quello, se a Windows quello, comunque qua trovate tutto quanto. Io consiglio sempre di scaricare il primo, ragazzi. Quindi, a questo punto, una volta scaricata la WinRAR adeguata per il vostro PC, andiamo nel link del mod menu, ragazzi, e lo scarichiamo. Per scaricarlo, clicchiamo una volta su scarica. Non vi preoccupate, dovremo andare in questo punto di questa pagina, ragazzi, dove c'è scritto meglio PC V150, ragazzi. Cliccate qua sopra e una volta che cliccate qua sopra dovete scendere, ragazzi, fino a qua sotto. A questo punto, una volta che avete cliccato su meglio SPZIP, ragazzi, ci partirà il download qua sotto. Una volta che abbiamo scaricato il file, ragazzi, andiamo a vedere dove la ce l'ha messo. Io vi consiglio di spostare il file direttamente sul desktop, così fate prima, lo trovate prima. Sostituisci, perché mi dice di sostituirlo, ragazzi? Perché io già l'avevo scaricato, vi sto facendo vedere come dovete fare. Quindi, a questo punto, una volta scaricato il mod menu, ragazzi, dovremo andare a scaricare lo script, ragazzi. Lo script, bisogna andare sulla pagina dello script, che vi lascio in descrizione. Scorriamo fino a qua sotto, dove c'è questa tabella, c'è scritto scarica, ragazzi, molto semplice e intuitivo, e staremo scaricando anche lo script. Se vi dà questo errore, ragazzi, non è un problema, è normale perché sono file particolari, ma se io l'ho scaricati vuol dire che va tutto bene, ragazzi. A quel punto dovete fare conserva e avremo anche lo script. Quindi andiamo a vedere dove ce l'ha messo, ragazzi, e una volta che andiamo a vedere dove ce l'ha messo, ce lo trasciniamo sul desktop, ragazzi. Io già avevo anche questo file, quindi lo vado a sostituire, ragazzi. A questo punto, una volta fatto questi due passaggi, ragazzi, possiamo chiudere la pagina di internet, che non ci servirà più. Ora noi dobbiamo lavorare su questi due file. Allora, ragazzi, apriamo meglio e dovremo andare a estrarre. Chiudete qua se vi dà, perché comunque sia WinRAR è a pagamento, ma ci dà anche la possibilità di usarlo free, ragazzi. Allora, quindi, una volta aperto meglio SP, ragazzi, dovremo andare a estrarre questi due file. Quindi prendiamo questa cartella, ragazzi, la portiamo qua, prendiamo questa cartella e la portiamo qua, ragazzi. A questo punto non ci serve più questa finestra, la chiudiamo, apriamo lo script, ragazzi, e una volta che abbiamo aperto lo script, se avete WinRAR free, chiudete questa pagina, andiamo su bin, ragazzi, e una volta che andiamo su bin dovremo andare a copiare questi tre file, ragazzi. Quindi li prendiamo, li portiamo qua e in totale abbiamo questi 5 file, ragazzi. Ora, noi non ci servirà più niente questa finestra, dobbiamo andare a cercarci la cartella di installazione di Grand Theft Auto, ragazzi. Quindi, a questo punto, ragazzi, dobbiamo andare a cercarci la cartella di GTA, regà. Quindi andiamo su programmi, dovete vedere voi dove avete scaricato il vostro gioco. Io sono sicuro di andare su programmi e una volta che sono in questa cartella andrò a cercare Grand Theft Auto, ragazzi, e trovo la cartella di GTA. A questo punto, una volta che ho la cartella di GTA, ragazzi, la apro semplicemente e la riduco un po' più piccina.
A questo punto prendiamo questi 5 file, ragazzi, e li mettiamo semplicemente all'interno di questa cartella. Io li sostituisco perché già li avevo messi, ragazzi, e fate continua, raga. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che abbiamo messo i file all'interno di questa cartella, possiamo pure chiudere la finestra e avviare GTA, ragazzi, da PC. Eccoci qua, raga. Quindi, una volta fatto quei piccoli step, saremo pronti per usare il nostro mod menu, ragazzi. Quindi, iniziamo con il game. Per attivare il mod menu basta che sulla tastiera schiacciamo F8, ragazzi, oppure schiacciamo RB più freccia sinistra. A questo punto ci comparirà questo messaggino e avremo attivato il nostro mod menu, ragazzi. Quindi se noi andiamo a schiacciare di nuovo RB o freccia sinistra, ragazzi, assieme, andremo finalmente ad aprire il nostro mod menu, ragazzi. E potremo fare quasi tutto quello che vogliamo, raga. Allora, per esempio, qua potremmo spawnare un po' di cose. Per esempio, allora, perché qui io con l'inglese, raga, come ben sapete, non ci vado d'accordo. Qua per esempio possiamo diventare degli animali, raga. Fantastico. Qua possiamo scegliere tutti gli animali che vogliamo. Vi consiglio di non diventare dei pesci in mezzo alla strada, ragazzi, perché sennò morite e non riuscite più a giocare e dovete riavviare il gioco. Quindi possiamo diventare qualsiasi personaggio noi vogliamo, raga. Oppure possiamo scegliere proprio la categoria, come potete vedere. Oddio, devo fare qualcosa, che sennò qua me lo censurano questo video. Non ci voglio credere, ragazzi. C'è l'uccello di fuori. Possiamo diventare l'agente 14. Possiamo diventare un po' chi cazzarola ci pare, ragazzi. Possiamo fare le animazioni, ragazzi. Guardate che figata. Guardate che figata. È una cosa oscena, ve lo giuro. Oddio, guardate che simpatica. Cioè, raga, cioè, voi immaginate che figata veramente se queste animazioni, queste storie ci fossero davvero nel gioco, in game, e non fossero solo delle mod. Sarebbe veramente simpatico. Magari questa eviterei di metterla in game, ma va bene. Ok, sì. Sempre pensato che ti allenavi, ma secondo me fai solo finta. Eccolo lì. Vabbè, niente, abbiamo capito. Ora, se io voglio togliere l'animazione, come si fa? Ok, stop animation. Qua cosa c'è? Vediamo un po'. No, vabbè, raga. No, ma che figata. Cosa fa? Cosa fa? Va in giro con la scopa, con la chitarra. Raga, ci suona. Ci suona la chitarra. Vabbè, all scenar e via. Quindi, raga, poi cosa possiamo fare? Mod, un botto di roba, raga, veramente una cosa. Qua comunque l'invincibilità. Qua avete un po' di robetta. Super run, suppongo che qua corriamo come i pazzi. Quindi andiamo a chiudere il mod menu. Oddio raga, ma che guardate che cosa strana. Oddio. Ah, non vi ho detto un'altra cosa, ragazzi, non vi ho detto. Con il mod menu possiamo andare sotto mappa
e fare un po' il cazzaccio che ci pare. Se noi schiacciamo RB freccia destra, ragazzi, abbiamo la modalità di puntamento tipo creatore e noi possiamo andare a esplorare completamente il sotto di GTA, ragazzi. Possiamo andare a vedere effettivamente cosa c'è dentro i palazzi. E niente, ragazzi, se volete scaricare questo mod menu è veramente semplice. Se volete casseggiare così per divertimento, spawnare quello che cazzo vi pare e piace, questo è il mod menu giusto in storia, ragazzi. Quando ci sarà un mod menu decente, magari economico, vedrò di portarvi anche quello, ragazzi. Io spero che il mio video vi piaccia, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bam, raga. Al prossimo video, buona visione.